Buongiorno a tutti, da Pier Giovanni Salimbeni e benvenuti nel mio canale YouTube dedicato al mondo degli strumenti ottici e digitali. Finalmente anche gli appassionati di nautica possono beneficiare di un visore termico di alta qualità. Steiner infatti ha presentato qualche mese fa il visore termico della serie Commander, dotato della tecnologia Quantum Vision. Questo visore mi è stato fornito gentilmente dal distributore ufficiale per i prodotti nautici Steiner, qui in Italia, Marine Pan Service, e attualmente costa 3.415 euro. Dato che questo prodotto sarà utilizzato in un settore molto specifico, oltre alle sue caratteristiche tecniche, pregi e difetti, tratterò anche l'importanza dell'utilizzo della visione termica nel settore nautico. Abbiamo fatto anche delle riprese in navigazione. Come sempre, sul mio sito web termicinotturni.it è presente una recensione molto approfondita. Io vi parlerò di questo visore subito dopo la breve sigla. Nel frattempo, se volete, iscrivetevi al mio canale YouTube. Ci vediamo tra pochissimo. Vorrei iniziare questo video parlandovi dei benefici della visione termica nel settore nautico. Rispetto agli intensificatori notturni opto, elettronici o digitali, il visore termico non necessita di luminosità o sistemi di illuminazione IR. Il suo sensore infatti è in grado di percepire le più fini differenze di temperatura. Per questo motivo risulta indispensabile nella ricerca e nell'osservazione, ad esempio in presenza di nebbia, dove il classico binocolo non è utilizzabile. Inoltre è in grado di mostrare non solo gli oggetti visibili, ma anche il calore che essi emettono. Quindi in questo caso è possibile identificare con maggiore rapidità anche ostacoli come boa e detriti. Può essere utilizzato quindi per la ricerca e il salvataggio, facilitando notevolmente la localizzazione delle persone disperse, soprattutto nelle condizioni di estrema oscurità o di scarsa visibilità. Oltre a ciò si può beneficiare della visione termica per un utilizzo generico, in quanto in ogni modo contribuisce alla sicurezza in mare durante la navigazione per monitorare al meglio l'ambiente circostante sia di giorno sia di notte. Io credo che attualmente, come in molti settori osservativi, il visore termico sia diventato un perfetto completamento della vostra strumentazione ottica. Direi quindi che è il caso di iniziare a presentare le sue caratteristiche tecniche. Questo visore termico presenta, come vedete, un design moderno con una forma molto ergonomica. Beneficia inoltre del Macrolon, che è un particolare componente in policarbonato che fornisce non solo un'ottima impermeabilizzazione, ma anche una grande resistenza. È possibile infatti utilizzarlo tra i meno 10 e più 55 gradi ed è in grado di resistere a cadute con un'accelerazione fino a 3G, quindi nessun problema qualora vi dovesse cadere ad esempio dalla plancia durante la navigazione. Lo scafo è protetto da un'ottima armatura esterna che beneficia di una trama porosa che aumenta il grip. Inoltre sono presenti quattro asole molto robuste che consentono il collegamento delle cinghie a tracolla e che mantengono i tappi copri obiettivo e copri oculare al loro posto. La mia bilancia elettronica ha stimato un peso di 515 grammi che diventano 650 grammi quando si utilizzano le batterie 18650, sono due, e gli accessori installati. Le batterie, come vedete, sono protette all'interno di un vano impermeabilizzato. Infatti il coperchio è dotato di un doppio pulsante di sicurezza e beneficia di un sistema di O-ring con una camera che migliora l'impermeabilizzazione. All'interno sono presenti i riferimenti per il corretto inserimento delle batterie. L'accensione invece si attiva tramite un piccolo pulsante che si trova sopra il vano delle batterie. È possibile programmarlo per beneficiare di un'attivazione a vibrazione. Nella parte laterale destra, sotto il tappo di silicone, è presente la porta USB-C, che consente sia di scaricare le immagini sia i video dalla memoria interna. Nella parte superiore sono stati inseriti sei pulsanti che forniscono un'ottima gestione del visore termico, come potrete leggere all'interno della recensione. I pulsanti sono abbastanza grandi e permettono l'utilizzo con i guanti invernali e garantiscono quindi un ottimo grip anche in presenza di mani leggermente bagnate. Il sistema di messa a fuoco si regola tramite la campana nei pressi degli obiettivi. Questa ha un ottimo diametro ed è ottimizzata con una copertura in gomma leggermente zigrinata. La sua rotazione richiede un po' di pressione, il che impedisce
alla messa a fuoco di modificarsi accidentalmente durante il trasporto, ad esempio quando lo sostenete con la tracolla. La distanza minima di messa a fuoco che ho misurato con questo esemplare è di 85 cm, quindi deduco che potrebbe essere utilizzato anche per verificare, ad esempio, perdite all'interno della nave, individuare zone più umide o addirittura controllare le tubature. Insomma, le applicazioni possibili saranno molteplici. Il sistema di regolazione delle diottrie dell'oculare si attua invece tramite una ghiera a collare che vedete nei pressi dell'oculare stesso. È facilmente gestibile come la campana della messa a fuoco e si utilizza facilmente anche con i guanti da lavoro, quelli invernali. Questo visore termico nautico è dotato di un obiettivo in germanio con un diametro di 35 mm e un'apertura focale pari a f1. È stato ottimizzato con un rivestimento ottico di altissima qualità e riesce a inquadrare un campo visivo di 12,5 gradi per 9,4 gradi a 100 metri di distanza. L'obiettivo è leggermente protetto poiché è incassato all'interno della campana. Questo consente di prevenire graffi accidentali durante un utilizzo un po' intenso. L'ingrandimento ottico nativo di questo visore termico è di 2,04x ed è ottimizzato con un sistema di zoom digitale che varia da 1 a 8x. L'oculare invece mostra le immagini fornite da un display OLED di ultima generazione che beneficia di una risoluzione di 1280x968 pixel che equivalgono a uno schermo di 22 pollici quando lo osservate a una distanza di 56 cm. La frequenza di aggiornamento dei fotogrammi è di 50 Hz. Inoltre è possibile ottimizzare il comfort attraverso un'ampia regolazione dei livelli di luminosità. Un plauso al paraluce di gomma siliconica a forma di fetta di salame che permette di ripararsi durante il vento, gli schizzi d'acqua in presenza di forte luce laterale. Ovviamente può essere completamente abbassato per fornire un utilizzo confortevole anche ai portatori di occhiali. Il sensore è il cuore del sistema definito da Steiner Quantum Vision. È un sensore non raffreddato di ultima generazione con una risoluzione di 640x512 pixel e un pixel pitch di 12 micrometri. Le immagini sono, come vedete, decisamente nitide e contrastate con un'ampia gamma tonale. Il valore NTD non è dichiarato con precisione, ma si sa che è inferiore ai 35 mK. Steiner ha posto grande attenzione sull'algoritmo che ottimizza automaticamente le immagini, soprattutto in condizioni ambientali particolari. Personalmente posso confermare che nella modalità standard il visore offre già una buona gamma dinamica e una nitidezza molto apprezzabile. La memoria interna è di 32 GB, quindi potrete scattare molte foto e registrare tanti video. Inoltre, come vi ho già detto, è alimentato da due batterie 18650, le ioni di litio. La durata media è garantita a 25 gradi di 8,5 ore. Io durante l'estate, con il wifi acceso, sono riuscito a sfruttarla per circa 7,5 ore. Il visore termico Steiner Commander si attiva rapidamente. È completamente operativo in circa 10 secondi, inoltre è possibile utilizzare un menu in lingua italiana. Posso anticiparvi che oltre al pulsante di accensione e spegnimento, che permette di accendere, calibrare e mettere in stand-by il dispositivo, i pulsanti centrali vi serviranno per zoomare, attivare il menu, cambiare le tavolozze colore, scattare immagini e registrare video. Ovviamente nel sottomenu sono disponibili decine di funzioni utili. Troverete nell'articolo varie tabelle descrittive con tutte le funzioni. Questo visore termico offre molte delle caratteristiche presenti anche nel modello destinato all'osservazione naturalistica e all'attività venatoria, ma ad esempio non è inclusa la preimpostazione relativa al telemetro stadimetrico con le altezze per coniglio, cinghiale e cervo. In questo caso invece con il nautico dovrete semplicemente impostare l'altezza di vostra preferenza. Molto utile in navigazione è il sistema Picture in Picture che consente di visualizzare una parte ingrandita dell'immagine senza perdere attenzione sulla scena totale inquadrata. Inoltre è possibile regolare luminosità e contrasto e sono disponibili tre scene preimpostate che vi permetteranno di migliorare la visione dei dettagli in base alle condizioni meteo. Per quanto riguarda le palette colore, sono disponibili vari colori come bianco caldo, nero caldo, rosso caldo, ferro, fuoco e ambra. Durante l'utilizzo nautico notturno ho preferito le palette nero caldo e ambra, quando gli occhi ad esempio cominciavano a stancarsi un po'.
La comunicazione con l'applicazione per smartphone Steiner Connect è estremamente veloce e semplice. Dopo aver installato il software, vi basterà cercare la rete Wi-Fi denominata Steiner Thermal nelle impostazioni del tablet o dello smartphone. Successivamente è sufficiente inserire la password predefinita, che è 12345678, e sarete pronti a controllare le immagini e i video memorizzati, utilizzare il visore streaming o scaricare foto e video tramite l'applicazione. Ho avuto l'opportunità di testare il visore termico Steiner Commander Thermal in navigazione sul Lago Maggiore. Durante questa prova, pratica sul campo, ho utilizzato il visore per osservare barche, porticcioli e abitazioni visibili sulla costa. La nitidezza delle immagini e l'alto contrasto offerti dal visore sono risultati particolarmente apprezzabili. Apprezzabile molto anche la calibrazione automatica. Inoltre, come vi ho già detto, ci sono delle impostazioni automatizzate che migliorano l'immagine e aumentano la nitidezza e il contrasto, contenendo anche decisamente bene il rumore. Le immagini iniziano a mostrare un po' di effetto pixel in maniera evidente circa 8x. A bassi ingrandimenti, con alcune palette colori, invece pare semplicemente di stare osservando un'immagine naturale ma monocromatica. Ottimo il refresh del video e il trasferimento dei dati elaborati nel display. Di fatto ho notato raramente trascinamenti o ritardi. Ho avuto modo di osservare e di individuare figure umane nei porticcioli e sulle barche, anche a distanza. È giunto adesso il momento di parlarvi in sintesi dei pregi e dei difetti. Tre pregi direi: ottima riconoscibilità delle persone in mare anche con nebbia e foschia. È robusto e ben impermeabilizzato, menu rapido e funzionale, utilizzo di batterie ricaricabili, ottima gestione tramite applicazione sullo smartphone. È possibile inoltre installare il visore termico sul supporto tipo Gorilla Pad e controllarlo all'interno della cabina. Ottima scelta delle palette colore. Le immagini sono nitide e contrastate. Tra i difetti, essendo pignoli, si potrebbe preferire, ad esempio, dei pulsanti leggermente più grandi per gestire il visore termico con maggiore facilità, soprattutto in inverno con i guanti. In definitiva, il visore termico Steiner Commander Thermal è uno strumento digitale di ultima generazione, progettato per assistere i naviganti sia nelle attività professionali che nella navigazione e nella ricerca, oltre a offrire un utilizzo generico. Steiner è da anni infatti un nome conosciuto e sinonimo di garanzia nel settore nautico. Tutti gli appassionati di nautica conoscono infatti i loro binocoli. Ritengo che questo visore termico dovrebbe entrare di diritto nella dotazione di tutti gli appassionati di nautica che fanno della sicurezza il loro modus operandi. Io ringrazio Mauro Dell'Uomo, delegato amministrativo della Marine Pan Service, per aver fornito l'esemplare oggetto di questo test e per avermi consentito di esprimere le mie impressioni personali, come è doveroso per ogni giornalista indipendente. Per oggi termino qui, ci vediamo come sempre su questo canale e vi aspetto anche sui siti web binomania.it, dedicato ai binocoli e alle ottiche sportive, e il più specialistico termici e notturni.it, dedicato al mondo dei visori notturni e dei visori termici. Potete venirmi a trovare inoltre su tutti i social che trovate qui sotto in descrizione. Vorrei anche ringraziare di cuore tutti gli appassionati che mi seguono sui siti, sui social e ovviamente su questo canale YouTube, ricordando loro che per me è essenziale continuare a svolgere la mia attività con un numero discreto di iscritti. Quindi, qualora vorreste farlo, potete iscrivervi gratuitamente a questo canale utilizzando l'icona qui in alto. Un caro saluto a tutti voi da Pier Giovanni Sanimbeni e buone osservazioni notturne. Ciao ragazzi!